giugno 2012. Nota dei legali della famiglia De Pedis. Questa mattina il corpo di Enrico De Pedis, per volontà autonoma ed esclusiva dei suoi familiari, è stato traslato dal luogo dove era stato legittimamente collocato più di 22 anni fa ed è stato cremato presso il cimitero di Prima Porta. Il luogo dove era stato legittimamente sepolto era la Basilica di Sant'Apollinare a Roma. A valutare positivamente la sepoltura nella Basilica era stato il Cardinale Polè, come attesta il documento firmato da Poletti in persona. Questa sepoltura è la prova di quanto contasse De Pedis a Roma, un potere che poteva dar fastidio a molti. ...1990, via Pellegrino, a Roma. De Pedis ha fissato un appuntamento con Angelo Angelocchi, l'antiquario, un fiancheggiatore della banda della Magliana. Al termine della conversazione, sale sul suo motorino, ma all'altezza del Civico 65, viene affiancato da una potente motocicletta, con a bordo due killer, che gli sparano un solo colpo alle spalle, uccidendolo all'istante, davanti ad alcuni passanti. Per inquadrare l'omicidio esistono due livelli. Il primo livello è la vendetta dei maglianesi. E cioè un regolamento di conti all'interno della banda della Magliana. De Pedis aveva fatto uccidere l'ex sodale Edoardo Toscano. Si sentiva ormai fuori dalla banda. Si considerava ormai arrivato economicamente. Si sentiva ormai libero dagli obblighi verso quelli che riteneva ormai ex compagni. Gli investimenti immobiliari a Roma ed in Sardegna, con i vari Carboni, Pippo Calò, Io Tallevi e Nicoletti, ed il controllo delle slot machine a Roma, gli fruttavano centinaia di milioni di lire al mese ed erano ormai le sue attività principali. Ai maglianesi, quasi tutti carcerati, non stava bene non veder più arrivare la stecca para per sostenere se stessi e le proprie famiglie. Toscano l'aveva giurata De Pedis, ma quest'ultimo lo aveva anticipato. La vendetta dei maglianesi per la morte di Toscano ha come ideatore Marcello Colafigli. Angelotti prese l'appuntamento con De Pedis in via Pellegrino su ordine di Colafigli. Era una trappola. In via Pellegrino sono presenti altri componenti della banda della Magliana, con funzioni di copertura e supporto. Sulla moto, però, i killer non sono della banda della Magliana. A sparare è Dante del Santo, detto il Cinghiale, arrivato appositamente dalla Toscana. A guidare la Honda è Antonio D'Inzillo. D'Inzillo è un estremista di destra dei NAR. Colafigli, che lo ha conosciuto in carcere, lo considera il suo figlioccio. D'Inzillo è anche l'uomo d'azione del finanziere nero Gennaro Mockbel. Il rapporto tra i due è così solido che nel 94 D'Inzillo viene arrestato proprio a casa di Mockbel con l'accusa di aver eliminato De Pedis. Per quell'omicidio Antonio D'Inzillo viene condannato all'ergastolo, ma ormai ha già fatto perdere le sue tracce. Angelotti viene invece condannato a 15 anni di carcere. Il PM Andrea De Gasperis riferì alla giornalista Raffaella Notariale che i killer di De Pedis erano stati tenuti sotto controllo sin dai primi passi della preparazione del delitto. In un rapporto dell'Alto Commissariato per il Coordinamento alla Lotta contro la Delinquenza Mafiosa è ricostruito l'intero delitto, sulla base del quale fu istruito il processo agli assassini di De Pedis, dalla preparazione alla città in cui si rifugiano i killer, fino alla loro cattura all'estero. Chi stilò quel rapporto non mosse un dito per sventare l'agguato. In quegli anni
la banda della Magliana era stata coinvolta in rapporti col SISMI, il servizio segreto militare, guidato dal generale Giuseppe Santovito, iscritto alla P2. Qui un elenco non esaustivo di chi aveva rapporti in quegli anni col SISMI a Roma. Danilo Bruciati, Franco Giuseppucci, Aldo Semerari, Tony Chicchiarelli, Mino Pecorelli, Edoardo Toscano, Vincenzo Casillo, Claudio Sicilia, Albert Bergamelli ed Enrico De Pedis. Solo sfortunate coincidenze? La mano che uccide è sempre criminale. La mente? Chi ha fatto arrivare Abatino in Venezuela? Rimane ormai da chiedersi che fine abbiano fatto i protagonisti dell'assassinio. 26 giugno 2008. Antonio D'Inzillo, uno dei killer di Enrico De Pedis, detto Renatino, latitante dal 93, è morto in un ospedale del Kenya. Il suo corpo è stato cremato nel giro di 3 ore. Gli inquirenti stanno approfondendo i particolari di questa misteriosa morte. La morte sarebbe arrivata per una cirrosi epatica, conseguenza di una grave epatite. Aveva una fattoria e sembra che lavorasse per il governo, anche se per molti anni viene segnalato come mercenario. E poi come trafficante d'oro, d'armi e legnami pregiati. Mokbel è stato indicato da molti come colui che ha finanziato la latitanza di D'Inzillo. Gli inquirenti non hanno mai potuto verificare se l'uomo cremato fosse davvero lui, D'Inzillo. Angelo Angelotti, l'antiquario, non scontò tutta la pena per l'omicidio di De Pedis. Finì in carcere nel 2000 per traffico internazionale di stupefacenti, gioco d'azzardo ed usura. Insieme a Manlio Vitale e Massimo Carminati. È morto a Roma nel 2012 durante una rapina.